Io a Trivio ho cominciato proprio a fare la professione perché venne chiamato dall'arcivescovo Casarone, quindi Don Raffaele, c'era stato, sì. E sono stato accompagnato da uno di Trivio a formare, secondo la nostra prassi, proprio venivano da Biella Vercelli, nel Piemontesi, e avevano vinto due lotti, la gara per due lotti, il sesto e il settimo. Il totale dell'importo di lavori era 800 milioni, a quel tempo erano parecchi, e venne assunto cominciando a luglio 56, andando prima a Isperia, da dove partiva l'acquedotto, che veniva dalle sorgenti delle Magnate, quindi in Abruzzo. Partendo dalle Mainarde scendeva giù sempre con la coda minore, e il nostro porto partì da Monte d'Oro, che sta fra Ponte Corvo e Esperia. E da Monte d'Oro arrivavamo a Esperia, poi da Esperia col sesto porto verso Castelnuovo Parano, Osonia, Corino, Osonia, Vallemaio e Sant'Andrea. Alla fine di questo lotto abbiamo cominciato questo, che doveva raggiungere e essere ultimato al serbatoio di Marano. Quindi partimmo da questo incrocio che è sopra Spigno, da Spigno Vecchio, quindi scendendo per Spigno Saturnia Vecchio, arriviamo a Castelnuovo, poi da Castelnuovo Trivio e Trivio Marano, e questo è il lotto nostro. E dalle foto, i progettisti dell'acquedotto degli Aununci, acquedotti riuniti degli Aununci, sono stati l'ingegnere Mario Pinchera, Tariani Ermanno, che è di Menola, e facevamo prima lo sbancamento dalla larghezza di un paio di metri circa, per far passare poi quest'ultimo, perché che portava dietro i compressori, il K6, il K4, il K2, che con i martelli pneumatici facevano il foro per essere caricato con il tritanon, un esplosivo molto forte, e si sparavano dalle 20 alle 30 mine al giorno. Sopra stiamo vedendo il serbatoio di Marano, dove c'era un operaio di Trivio, che si chiamava a destra. Lui abitava di fronte alla scuola elementare di Trivio. Allora era cosa? Poi è andata a Roma. Lavorivo Arturo, cioè lavorato col consorzio, giusto? Lavorivo. Sta qui e mi pare che sia questo, mi pare. E lui ha lavorato con l'acquedotto, lavorivo. Qui è il primo fontanino. Questo è l'ingresso del serbatoio ripartitore con l'assistente, viene di Corino Sone, questo è venuto appresso a noi, e dentro infatti sta lì dietro, e si vede in piccolo qua gli operai sopra e gli assistenti vari. Io sto qui a fare il bel busto. Ho portato mia moglie, eravamo fidanzati ancora, sul tracciato. Sul tracciato, e con l'ingrandimento di questi lavori stanno un po' qua, mi ha un po' tanto,
quei pezzi simili con i nomi dei vari assistenti, eccetera. E l'avvocato Turgolo fece questo articolo proprio all'inizio, verso la realizzazione di un sogno a Trigo, Malano e Castellanato, e racconto un pochettino la storia della costruzione dell'acquedotto. E mi ripeto, qui assunto dall'impresa Maggia, cominciai i lavori nel 1956. E hanno messo anche le fotografie della strada fra Castellanato e Penitro, e qui anche ci sono ancora dei lavori dell'acquedotto, sono le armature sempre per il seguito delle rimanere. Però sta Don Armando De Meo di Maranola era il mio assistente, questo è il nome, non ricordo il cognome, lui. Forse ne riconoscete più voi il cognome. E a quei tempi si usava anche il passaggio da un'impresa all'altra. Questo lotto 130 operai. Tutti in attività quotidianamente? Non sempre. Non sempre. Il progetto i dubbi partivano da un diametro maggiore e essendoci poi la perdita di carico, perché si facevano i calcoli di idraulica, perché lungo il percorso più si aumentava la distanza e ne arrivava quindi la pressione minore e i tubi erano più piccoli. E di che materiale erano? Abbiamo iniziato con i tubi d'acciaio della Dammine e abbiamo finito a Maranola con i tubi di cemento amianto. Che ancora sono esistenti? Quindi l'acqua non dovrebbe essere potabile? No, è sempre potabile, perché non è che l'amianto è un materiale che si sfalda quando sta all'aria. Quindi qui passa l'acqua. Cioè, io so la storia, hanno fatto storia per quei contenitori fatti in amianto che sono stati messi a bando. Quello senz'altro è lo stesso materiale. Era cemento amianto, quindi sì, anche quei contenitori diciamo da 1000 litri sono di cemento amianto. Eternit. Quelli stanno all'aria, l'amianto che sta lì si sfalda con l'aria, con l'acqua. Vabbè, bisognerebbe rifare la linea con un tubo d'acciaio ossidato. Altre domande? Il piacere da dottore ministro Campilli di ricevere l'invito di partecipare all'inaugurazione di questa grande massa, questa grande opera che è stata fatta attraverso allora Democrazia Cristiana col ministro Campilli, che allora fu chiamata dalle Mainardi al mare, era l'acquedotto, era così chiamato, dalle Mainardi al mare, e cioè, grazie all'interessamento del ministro fummo chiamati tutti i segretari politici, allora segretari politici, oggi non. Grazie. E tutti i sindaci di Cassinate fummo chiamati a questa grande inaugurazione. Vi posso dire che fu una cosa immensa vedere questa sorgente, questa, e aperto questa, fu un getto di acqua in aria che poteva andare a 20 metri per altezza. Io devo dire la verità, ero un ragazzino, avevo 20 anni, 21, non di più. Però per me è stata una grande gioia vedere che un giorno anche noi avremmo bevuto quell'acqua. C'è voluto del tempo, come dice qui, come ha detto l'ingegnere Marciano, che purtroppo dal 55, io ho letto lì 57-55, io ho detto Gino, guarda no, perché noi, questo è successo nel 54-55, nel 57 è stato consegnato quei lavori, che dovevano essere consegnati i lavori, però in effetti l'inaugurazione vera e propria fu fatta allora. Quindi, però anche col tempo abbiamo avuto questo piacere, però il primo piacere l'abbiamo avuto non attraverso le case, Gino, quando è incominciato il primo rubinetto per le strade, che noi abbiamo avuto qui a Trivio, c'erano dei vicoli, ogni vicolo, c'era come a Trivio, come erano, ancora c'è qualcuno, qualche parte, andare tutto anche i sindaci del Cassinate a portarli sopra, cioè noi cominciamo da, per dirvi,
Però ecco, io sono stato un po' infortunato, forse sono rimasto un po' gli unici, grazie al Signore che mi ha dato questa possibilità di potervi riferire questo, insomma. Grazie Rinaldo. Grazie. I dirigenti dei partiti avevano un riconoscimento, una valenza che oggi se ne immagino solamente col Pinocchio, cioè lui ha partecipato in quanto segretario di partito, perché all'epoca i partiti nel territorio rappresentavano effettivamente le istanze dei cittadini, avevano una rappresentanza. Chiedo scusa. Durante l'invito che ci ha fatto il ministro Campilli, ecco, questo qui è una parentesi, visto che tu hai aperto sul fattore politico, eccetera, eccetera. Con quell'invito siamo stati ad aspettare tutti quanti giù in fondo al ministero, quindi eravamo tutti quanti pronti per essere ricevuti dal sindaco, dal ministro. Se non che a un certo momento a fianco a me c'era il sindaco Cardinale. Vennero due gendarmi, mi disero, dice il ministro l'aspetta nel suo ufficio. Io mi feci piccolo piccolo veramente. Ha fatto Cardinale, e chi se tu vado? E tu? Questo per dirvi quanto contava un segretario politico di allora. Quanto contava. Però effettivamente abbiamo dato tutto a lui nella politica. Poi si è disgregato. Troppo. No, perché lui faceva la povertà. È cambiato il mondo. Prima la politica era un po' più sana, non era più che altro. Era una politica amica, era una politica più saggia, era una politica più sincera, più amica, veramente. E allora, non perché venivamo rispettati, ma noi rispettavamo tutti quanti come noi venivamo rispettati. Anche perché, poi diciamo la verità, il ministro non è che stava a guardare al sindaco o all'assessore. Il ministro guardava il segretario politico, perché era il segretario politico che doveva rovinare il ministro, non so se ne mi dite.